Presentate era Vittorio le liste dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno dei 9 candidati a sindaco, 2 donne e 7 uomini in corsa per Palazzo Iacono al voto domenica 5 giugno. Udienza lampo per il processo con rito abbreviato condizionato a Veronica Panarello. La perizia non è stata però ancora depositata, per cui l'udienza a Ragusa è slittata al prossimo 20 giugno. Ancora un caso di abitazione venduta all'asta nel territorio ibreo. L'immobile in questione si trova a Ragusa, ma il nucleo familiare di Vittoria, composto dai coniugi e da ben 5 figli. Continuità territoriale in Sicilia per l'onorevole Nino Minardo, occorre evitare ulteriori perdite di tempo a danno dei siciliani. Sollecitata anche il ministro Del Rio a convocare quanto prima il tavolo comune. Polemiche a Marina di Ragusa sulla questione della bandiera blu. I consiglieri PD, D'Asta e Chiavola ci vanno cauti affermando che si tratta solo del recupero di una posizione persa nel 2015. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia. Allora, amministrativi a Vittoria, ieri è scaduto il termine ultimo per presentare la candidatura al Consiglio Comunale, numeri che parlano chiaro, 9 candidati a sindaco, 19 liste, 456 candidati a ricoprire appunto i 24 posti al Consiglio Comunale. Scaduto ieri il termine ultimo per presentare la candidatura al Consiglio Comunale di Vittoria. I candidati a sindaco restano 9, 19 complessivamente le liste. 456 candidati a ricoprire i 24 posti del Consiglio Comunale. La parola passa ora alla commissione elettorale presieduta dal viceprefetto Salvatore Ciarcià. Si voterà solo giorno 5 giugno dalle ore 7 alle ore 23, mentre lo spoglio inizierà giorno 6. Questo l'elenco dei candidati, le liste collegate e gli assessori designati. Francesco Aiello, liste PSI Quadrifoglio Sicilia Futura, lista Spiga. Assessori designati Titti Scavone, Isabella Terranova e Gianni Di Gennaro. Carmelo Giordanella, lista Movimento 5 Stelle. Assessori designati Giuseppe Guglielmino, Pippo Re, Valentina Argentino, Marco Marangio, Enzo Taranto. Arcangelo Mazza, liste Forza Vittoria, Patto per Vittoria Scoglitti, si può fare. Assessori designati Rosario Cassarino, Francesca Bentivegna, Giacchino Russo. Giovanni Moscato, liste Selami La Cambi, Sviluppo Ibleo, Riavvia Vittoria e Spazio Aperto. Assessori designati Andrea La Rosa, Daniele Scrofani, Paolo Nicastro, Gianluca Occhipinti, Maria Giovanna Cosentino. Irene Nicosia, lista Alternativa per Vittoria Irene Nicosia. Assessori designati Giovanni Antoci, Gianfranco Sabino e Gabriella Miccichè. Lisa Pisani, liste PD Nuove Idee, Lisa Pisani Sindaco. Assessori designati Salvatore Di Falco, Fausta Occhipinti, Giovanni Musica. Rosario Rinaudo, lista MDA. Assessori designati Giorgio Iabichella, Roberto Moscato, Paolo Forte. Vincenzo Satelli, lista Progetto Impresa. Assessori designati Giovanni Carlo Scollo, Katia Angeloni, Angelo Biondi. Riccardo Terranova, lista Riccardo Terranova Sindaco. Assessori designati Angela Leonardi, Giuseppe Miccichè, Giovanni Modica e Giuseppe Sallemi. Vertenze Maia, la Filcas CGL conferma sia lo stato di agitazione che lo sciopero di giorno 14 maggio, in quanto non si darebbe nessuna apertura da parte di Enzala in ordine al pagamento degli emolumenti. Questa è la risposta del segretario generale Salvatore Tavolino alla nota delle Maia in riferimento alla vertenza in corso, che al momento non fa intravedere alcuna prospettiva di soluzione. Le maestranze, dice Tavolino, da sempre hanno mostrato particolare disponibilità a trovare soluzioni condivise con l'azienda per evitare inutili quanto dannose tensioni. Ma purtroppo, da quanto emerge dalla comunicazione della stessa Emaia, rimarca Tavolino, non si intravede al momento nessuna possibilità di trovare una soluzione equa, utile per tutti. Cronaca, catturato dalla polizia uno dei latitanti sfuggiti agli arresti dell'operazione Medicina. Si tratta di un tunisino che recentemente si era trasferito a Roma e proprio nella capitale è stato arrestato. La Polizia di Stato Squadra Mobile di Ragusa ha catturato uno dei due latitanti dell'operazione Medicina. Si chiama Taofil Abbes, tunisino di 37 anni. Domiciliato a Ragusa, l'uomo di recente si era trasferito a Roma. A seguito dell'operazione Medicina, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP, su richiesta del sostituto procuratore Valentina Botti, erano finiti in carcere i fratelli Giovanni e Mirko Biazzo, entrambi ragusani di 28 e 34 anni, e la compagna di Giovanni, Generosa Ancona, 34 anni. Due tunisini invece erano sfuggiti alla cattura.
fra loro anche Abbes, ritenuto il soggetto più pericoloso da catturare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, faceva da tramite tra i trafficanti palermitani e quelli della provincia Eblea. E proprio grazie all'arresto di un corriere suo connazionale avvenuto a Vittoria alla fermata degli autobus, erano iniziate le indagini. Abbes aveva un modus operandi ben rodato, contattava alcuni connazionali e li istruiva su come fare i corrieri. Gli stessi inserivano gli ovuli di droga nel retto e poi, giunti nella città di destinazione della droga, la vendevano agli spacciatori che a loro volta rifornivano i tossicodipendenti della provincia Eblea. Il continuo via vai di Abbes in diverse città italiane è segno di un'ottima ramificazione sul territorio nazionale. Da attività investigative è emerso che il tunisino stava per recarsi in aeroporto a Roma Fiumicino, pertanto in collaborazione con la polizia di frontiera è stato catturato. Abbes è stato quindi fotosegnalato dalla polizia scientifica e condotto in carcere a Roma, dove verrà interrogato nei prossimi giorni. La squadra mobile di Ragusa continua intanto le ricerche dell'ultimo latitante, che potrebbe trovarsi però all'estero già da diversi mesi. Udienza lampo ieri intanto al Tribunale di Ragusa per il processo corrito abbreviato condizionato a Veronica Panarello e poiché la perizia psichiatrica non è stata ancora depositata, il tutto è slittato al 20 giugno. È durata meno di 30 minuti l'udienza di ieri mattina davanti al GUP del Tribunale di Ragusa Andrea Reale nel processo col rito abbreviato condizionato che vede Veronica Panarello imputata. La donna, come è noto, è accusata dell'omicidio premeditato del figlio, Loris Stivallo, 8 anni, e dell'occultamento del cadavere. Il giudice ha rinviato l'udienza al prossimo 20 giugno in attesa del deposito della perizia psichiatrica sull'imputata. Il termine ultimo di presentazione è quindi il 5 giugno, visto che deve essere consegnata alle parti almeno 15 giorni prima della prossima udienza. Nei giorni scorsi Veronica Panarello è stata sottoposta anche a risonanza magnetica funzionale alla testa per verificare le sue condizioni neuroradiologiche, morfologiche e funzionali. All'udienza flash l'imputata non era presente, a rappresentarla in aula c'era l'avvocato Francesco Villardita, presenti anche il PM Marco Rota ed i difensori delle parti civili, Daniele Scrofani per il marito e la suocera di Veronica e Francesco Biazzo per il suocero. La donna intanto resta rinchiusa al carcere di Piazza Lanza a Catania. Su quanto accaduto quel 29 novembre 2014, giorno della morte del figlio, Veronica ha fornito nel tempo diverse versioni. L'ultima l'ha vista accusare il suocero Andrea Stival. A suo dire, l'uomo avrebbe assassinato Loris perché voleva rivelare la loro relazione. La stessa ha anche sostenuto di non averlo denunciato prima per timore che potesse vendicarsi sul figlio più piccolo, fratellino di Loris. L'uomo, iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati, ha sempre negato sia la relazione con la nuora che l'omicidio, confermando il suo alibi. Il giorno del delitto era con la convivente ed insieme sono stati visti anche da altre persone. Ancora un caso nel territorio di Vittoria di un immobile messo all'asta. Stavolta l'immobile si trova però a Ragusa, ma la famiglia è un nucleo vittoriese di ben 7 persone, marito, moglie e 5 figli. Oggi in mobilitazione a Vittoria presenta associazione e movimenti impegnati contro gli sfratti. Ennesimo caso di vendita all'asta di una casa dell'attesa dell'ufficiale giudiziario per la notifica di sfratto. Stamane a Vittoria l'appello di una famiglia di Vittoria numerosa, i coniugi più 5 figli, affinché chi ha comprato alle buste la loro abitazione a Ragusa faccia un passo indietro e receda dall'iniziativa. Erano presenti anche il Movimento dei Forconi e il Movimento delle Famiglie Numerose che hanno rilanciato l'allarme, ossia a breve numerose famiglie saranno interessate dagli sfratti. Oggi è un altro di quei casi che purtroppo fanno venire la pelle d'oca, perché una famiglia con 5 figli dovrebbe essere sfrattata. Dobbiamo ringraziare chi ha il coraggio purtroppo ancora oggi di comprare queste case con queste famiglie che vengono messe alla porta. Siamo qui per dire a questi signori di rinunciare, per chiedergli, scongiurarli proprio a rinunciare a questa compravendita. Speriamo soltanto che questa azione così di oggi, così molto pulita, molto soft, diciamo, venga accolta con piacere, venga accolta con positivamente. Io voglio sperare comunque sempre, voglio sognare che il governo possa guardare a tutto quello che sta accadendo, perché credo che sia a Vittoria come in provincia di Ragusa sia solo l'inizio. Quest'anno secondo me ci saranno migliaia di procedure esecutive che si metteranno in moto e ci saranno migliaia di famiglie che verranno sfrattate. Mi trovo qui a Vittoria perché oggi ci sarà la vendita della mia casa. Ci sono state due persone che hanno deciso di comprarla, hanno depositato le buste e stamattina verranno aperte. Siamo qui insieme al Movimento dei Forconi, insieme al Movimento delle Famiglie Numerose per far capire a questa gente che stanno sbagliando.
di potergli far capire che devono ritirare queste buste, che sono ancora in tempo per non buttare fuori una famiglia. Abbiamo 5 figli, io e mio marito ci siamo combattuti finora a portare avanti questa situazione e stamattina ci troviamo qui per poter credere ancora una volta che la giustizia viene fatta. E a riguardo, proprio nella tarda mattinata, la persona che si era aggiudicata la casa all'asta si è detta disponibile a rivendere alla famiglia. I dettagli dell'accordo verranno stabiliti nei prossimi giorni. Mercoledì 18 maggio, nuovo incontro sulla questione della cosiddetta continuità territoriale per l'onorevole Nino Minardo, che si è accollata alla questione. Occorre evitare ulteriori perdite di tempo a danno dei siciliani. L'onorevole Nino Minardo, in merito alla vicenda che interessa la cosiddetta continuità territoriale e l'individuazione della rotta sociale, ha inviato un ulteriore sollecito al ministro Delrio a prendere in mano la situazione e verificare quali siano le ragioni della mancata attuazione della norma sulla continuità territoriale della Sicilia attraverso un suo urgente intervento. E questo al fine di garantire l'effettivo stanziamento dei 20 milioni di euro per la continuità nell'isola, favorendo allo stesso tempo il tessuto economico e produttivo della Sicilia. Purtroppo si constata, afferma il parlamentare modicano, come il Parlamento nazionale avanzi lentamente, mentre a distanza di 6 mesi dallo stanziamento dei fondi stentano a partire le procedure e, visti i tempi biblici della Regione, rimarca Minardo, sarebbe opportuna a questo punto la convocazione del tavolo comune avviando subito i procedimenti. Per Minardo bisogna quindi fare presto perché c'è troppo immobilismo sulla questione e in tanti siciliani continuano purtroppo a pagare i biglietti aerei a prezzo pieno. Per quanto riguarda la proposta, si prevedono appunto voli settimanali da e per Comiso, inclusi i conteggi che hanno portato alla definizione della tariffa massima agevolata, voli settimanali e tariffe massime agevolate da applicare per singola tratta e ancora un documento che riassume i collegamenti onerati in vigore da e per le regioni insulari. Vicenda della bandiera blu a Marina di Ragusa, il consigliere del PD da Stecchiavolo all'attacco, dice ci andiamo cauti, ma si tratta solo del recupero di una posizione persa nel 2015. C'era il rischio concreto di non vedere attribuita la bandiera blu a Marina di Ragusa, ma per fortuna ciò non è accaduto. I consiglieri del PD Mario D'Asta e Mario Chiavola tornano a polemizzare con l'amministrazione Piccitta, affermando che per i grillini l'anno scorso questo riconoscimento non serviva a niente, mentre ora è un grande trionfo. Si tratta solo del recupero di una posizione, ma la verità è che questa amministrazione comunale inefficiente è riuscita un anno fa a perdere un valore che certifica alcuni criteri di qualità. Per i 2 consiglieri del PD quindi non c'è nulla da festeggiare perché Ragusa è abituata da sempre ad avere questa bandiera, mentre spiazza e parecchio il fatto che si assista a toni così trionfalistici soprattutto da parte di chi l'anno scorso aveva snobbata. Quindi nessuna conquista ma solo un recupero nel 2016 dopo che l'anno scorso, rimarcano ancora i 2 consiglieri, incapacità e inettitudine amministrativa per non aver messo in campo politiche ambientali e servizi all'altezza era stata pagata con la perdita appunto di questo riconoscimento. Allo stesso tempo da Stecchiavolo ricordano al sindaco Piccitto che né la bandiera e né la città sono sue. Ecco perché si chiede quindi di fare chiarezza a proposito dell'invito della FE e se c'era davvero tutta questa esigenza di segretezza. Un giallo quindi che per i 2 esponenti del PD è ancora tutto da decifrare e per questo serve chiarezza. Il presidente provinciale di Federalberghi Ragusa, Rosario Di Bernardo, esprime in queste ore la propria soddisfazione per il fatto che la FE ha attribuito il numero più alto di bandiere blu in Sicilia al litorale Ibleo con Marina di Ragusa, Pozzallo e Santa Maria del Focallo. Si tratta, dice Di Bernardo, di un importante riconoscimento che costituisce senz'altro un valore aggiunto per gli operatori del settore che nel campo della ricettività, ma anche in quello della ristorazione, dovranno cercare di impegnarsi al massimo allo scopo di mantenere standard e livelli qualitativi molto elevati. Una breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Primo colpo di mercato in casa Passalacqua Spedizioni. A poco più infatti di una settimana dalla sconfitta playoff con Schio, la società ragusana annuncia il primo colpo della stagione. Si tratta della nazionale spagnola ala pivot Laura Nichols, la scorsa stagione in Polonia, dove ha vinto il campionato con la Wisla Cracovia.
Medaglia d'oro agli europei disputati in Francia nel 2013, medaglia d'argento ai mondiali 2014 in Turchia e medaglia di bronzo durante l'Eurobasket 2015, numeri di assoluto livello per una giocatrice forte fisicamente, che difende bene l'aria, capace anche di giocare sia in post sia a tirare dalla media anche fuori dall'arco dei tre punti. Dagli addetti ai lavori viene descritta come una guerriera, una combattente che lotta sempre su ogni pallone. E per lei è la prima stagione in Italia e sa che il campionato è molto competitivo e difficile, ma essendo una giocatrice di basket, ha detto, è in cerca di nuove sfide. Ha inoltre dichiarato, appena sbarcato in città, che Ragusa è una delle migliori società in Italia, mentre per quanto riguarda l'esperienza europea, ha ricordato di aver cominciato a giocare in nazionale da quando aveva 14 anni, mentre la prima volta all'Eurolega ne aveva 21. Poi la promessa, dal primo giorno ha detto, darò il meglio di me stesso, sperando che i tifosi sentano dagli spalti le stesse sensazioni che sentirà lei dal campo. Il doppio colpo di Gaetano Di Franco è storia dell'ultimo fine settimana, ma massi media addetti ai lavori hanno improvvisamente scoperto lo sprinter vittoriese alla ribalta dell'atletica regionale non solo da alcuni anni e ha fatto sicuramente scalpore per chi non ne conosce le qualità. Il successo nella prima fase dei societari assoluti di atletica ad Agropoli, due i lampi dell'allievo del professor Di Mulo, nei 100 metri col tempo di 10,55, migliorando così il suo personale di 10,60 e poi concedendo il bis sui 200 metri, superando il catanese Giuseppe Leonardi con il tempo di 21,25. Adesso attenzione puntata sulla seconda fase degli assoluti che, oltre ad Agropoli, si svolgono in contemporanea anche a Palermo. E a proposito di fondo, proprio i fondisti ragusani sono quasi sempre impegnati in questo periodo dell'anno. Domenica scorsa, ad esempio, alla mezza maratona di Lucca si è imposto Vito Mauro Pinnizzotto, mentre Alessandro Chiorenti ha ottenuto un buon piazzamento. Quindi dalla Toscana alla Sicilia, con la prova sempre di mezza maratona di Terrasini, valida per il Gran Premio Sicilia, e che ha visto sugli scudi Pietro Barrano della Running Modica. Il Pala d'Avolos e la palestra Spallanzani di Comiso saranno lo scenario delle finali regionali Under 16 di volley femminile in calendario domani e sabato. Oltre alla formazione locale, anche Pallavolo Sicilia-Catania, progetto volley marsale Cusunime di Messina. Quest'anno, tra l'altro, ci sarà l'unica finale in Sicilia, cui oneri ricadranno interamente sulla gestione economica di una società locale. E tutto a testimonianza dell'importanza che il settore giovanile riveste per la storica società casmanea e delle risorse economiche che si investono da sempre in questa direzione. E l'evento di domani e sabato sarà anche l'occasione per vedere all'opera tante giovani e talentuose atlete che cercheranno di conquistare, oltre al titolo regionale, anche l'accesso alle finali regionali. La squadra comisana si presenta con lo stesso organico che quest'anno ha disputato brillantemente il campionato di Serie B e in cui ha conquistato anche il diritto a disputare la Serie C l'anno prossimo. Nel gruppo sono presenti, come è noto, anche alcuni giovani atlete che hanno esordito quest'anno in prima squadra disputando i playoff validi per la Serie B. La società casmanina per l'occasione di questo evento ha intanto voluto ringraziare pubblicamente per la fattiva collaborazione sia di sponsor che l'amministrazione comunale. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Presentate alla vittoria le liste dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno dei 9 candidati a sindaco, 2 donne e 7 uomini in corsa per Palazzo Iacono al voto domenica 5 giugno. Un quadro politico frammentato a vittoria che in pochi casi fa riferimento ai partiti storici, intanto prosegue la campagna elettorale dei candidati a sindaco, quasi giornalmente impegnati in comizi, riunioni e incontri di partito.
udienza lampo per il processo con rito abbreviato condizionato a Veronica Panarello. La perizia non è stata però ancora depositata, per cui l'udienza reclusa è slittata al prossimo 20 giugno. È durato poco meno di 30 minuti l'udienza di ieri mattina al tribunale davanti al giudice per le udienze preliminari per processo alla madre del piccolo Loris. Il giudice, Andrea Reale, ha quindi rinviato l'udienza al prossimo 20 giugno. Ancora un caso di abitazione venduta all'asta nel territorio ebreo. L'immobile in questione si trova a Ragusa, ma il nucleo familiare di Vittoria, composto dai coniugi e da ben 5 figli. Ennesimo caso di vendita all'asta in provincia di Ragusa, a mobilitarsi il movimento dei forconi delle famiglie numerose. Nuovamente sollecitato l'intervento del governo nazionale con l'allarme che a breve, dicono, interesserà altri nuclei familiari. Continuità territoriale in Sicilia per l'onorevole Nino Minardo, occorre evitare ulteriori perdite di tempo a danno dei siciliani. Sollecitato anche il ministro Delrio a convocare quanto prima il tavolo comune. Per il parlamentare modicano bisogna fare presto, perché c'è troppo immobilismo sulla questione. Intanto i siciliani continuano a pagare i biglietti aerei a prezzo pieno, un andazzo che non può continuare, dice Minardo, per cui serve il tavolo comune. Polemica a Marina di Ragusa sulla questione della bandiera blu. I consiglieri PD da Stecchiavola ci vanno cauti, affermando che si tratta solo del recupero di una posizione persa nel 2015. Quindi nessuna conquista né toni trionfalistici, volevano dei consiglieri ragusani, ma solo un recupero dell'anno scorso. Rimane quindi l'incapacità, dicono i due consiglieri, di un comune che non ha saputo mettere in campo politiche ambientali degno di questo nome.